Io vi presento la Canon TS3450 della serie Pixma, una stampante a cartuccio a buon prezzo. Canon ci offre una stampante a colori con scanner di fascia bassa, dedicata principalmente all'utilizzo domestico. All'interno della confezione troviamo la stampante con il suo manuale di istruzioni, il cavo di alimentazione, due cartucce fine ed un CD-ROM per la configurazione su Windows. La qualità di stampa è molto buona per i documenti monocromatici, sia quelli solitamente testuali ossia quelli con tabelle grafici, ma la vera chicca di questa stampante sta nella qualità di stampa di fotografie. Per quanto riguarda i risultati di stampa su carta di fotografie colorate siano sempre scadenti, in questo caso ci siamo effettivamente stupiti della qualità e del taglio delle fotografie. Si vede che in questo caso l'esperienza decennale di Canon ha dato il suo contributo. Questa stampante si può collegare al PC tramite cavo USB e tramite la rete Wi-Fi. Dato che può essere connessa alla rete casalinga, è possibile scaricare sul proprio smartphone o tablet l'applicazione dedicata. In questo modo potrete avviare la stampante direttamente dall'app senza dover accendere il PC. Purtroppo non è dotata di una connessione NFC, quindi dovrete per forza collegarvi ad internet ed utilizzare l'app, che però è molto intuitiva e semplice da usare. È possibile stampare in bianco e nero, anche se la cartuccia colorata è esaurita, una funzione molto comoda che non tutte le stampanti a cartucce hanno. Purtroppo usando cartucce tricolori e non singole, una volta esaurito un colore bisognerà cambiare tutta la cartuccia. Quindi fate attenzione, cercate di non prediligere un colore nei vostri documenti. Questa stampante è anche una buona scelta per lo scan e la fotocopia. La scannerizzazione è nitida e dà il suo meglio sui documenti monocromatici. Probabilmente per via del suo prezzo non è stata implementata la tecnologia per stampare automaticamente in fronte e retro. Un vero peccato è anche l'assenza di un ingresso per le schede SD, infatti non è possibile la stampa direttamente dalla scheda. Però, grazie allo schermo LCD monocromatico e ai pulsanti di comando, è possibile stampare direttamente da chiavetta USB, oltre che impostare i parametri di stampa anche per le stampe da PC. In conclusione, Canon ci offre uno strumento casalingo funzionale e semplice. Non brilla particolarmente di versatilità, ma offre tutto quello che un utilizzatore medio ha bisogno, con un'attenzione particolare per la stampa di fotografie. Se volete acquistare la Canon Pixma TS3450, la trovate su bpmpower.com cliccando sul link riportato qui in basso in descrizione. Mi raccomando, supportate il nostro lavoro mettendo mi piace e iscrivendovi al nostro canale YouTube. Se vi va, lasciate un commento. Ciao, al prossimo video!